Si celebra il 22 aprile l'Earth Day, la giornata della Terra, un'iniziativa nata per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali del nostro pianeta. Alla vigilia di questa giornata si è tenuto il secondo appuntamento con Agora a Usenese, una serie di eventi culturali promossi dall'ospedale Santa Maria alle Scotte nonostante il Covid, in collaborazione con l'Università di Siena, le istituzioni, artisti, cittadini e professionisti dell'ospedale sempre delle Scotte. Il professor Silvano Focardi, già ordinario di ecologia ed ex rettore dell'Università di Siena, ha presentato in diretta streaming sul canale YouTube della Usenese il suo libro La Terra, un'isola nello spazio, parlando di sostenibilità ambientale, inquinamento ed energie rinnovabili. L'idea era partita dal fatto che stavamo andando verso un consumo esagerato delle risorse del pianeta e quando si parla dell'impronta ecologica, per esempio, generalmente quando arriviamo a metà anno abbiamo già consumato tutte quelle dovrebbero essere le risorse disponibili in considerazione della popolazione ma anche delle potenzialità del pianeta stesso, per cui praticamente io poi ero stato colpito da quello che era successo all'isola di Pasqua, in quanto era un esempio di una popolazione in qualche modo che per motivi particolari aveva consumato le risorse e non era potuto uscire dal loro habitat, quindi era un'isola isolata nettamente dagli altri continenti, per cui praticamente ho pensato che ci fosse una relazione fra la posizione del nostro pianeta nel sistema solare, ma soprattutto nella galassia, in una cosa più ampia che impediva che noi si potesse fuggire, per cui ce lo dobbiamo tenere per bene nel modo migliore possibile per poterci vivere, ma anche per far sì che proprio nei concetti di sviluppo sostenibile serva anche alle generazioni future. Questa era un po' l'idea del libro, ecco. Questo è il saluto del professor Antonio Barretta, direttore generale dell'azienda ospedaliero universitaria senese. Che lui, alcuni concetti che lui ha usato si potrebbero estendere anche ad altri contesti, perché poi tutto si basa, mi pare, sulla capacità di chi ci governa di fare scelte lungimiranti, perché non può dipendere tutto, non può essere tutto relegato ai comportamenti dei singoli, perché comunque, come si diceva, vanno educati e quindi c'è qualcuno che ha la responsabilità di un sistema educativo. C'è la necessità di assumere decisioni importanti che cambiano l'attuale assetto delle cose, e queste decisioni magari nel breve termine sono impopolari ma sono importanti per le generazioni successive. Quindi c'è un tema estremamente importante e rilevante di responsabilità di governo che a volte purtroppo non vediamo, e questa responsabilità, capacità di governare anche guardando con un occhio al futuro, non appartiene solamente alla gestione dell'ambiente, ma appartiene anche alla gestione della cosa pubblica, mi viene in mente anche della sanità.